Ragazzi, buongiorno, primo video di giornata, come state? Mi auguro bene. Ho diverse cose da dirvi, intanto ieri non so se abbiate visto, ma è successo un patatrac che cambierà per forza un po' il mercato della Juventus. Scopriremo insieme come, quali saranno le scelte prese dalla dirigenza, ovviamente compatibilmente con quelle che sono le idee di Thiago Motta, che seppur non ha firmato, tutti ci dicono è fatta, ragazzi, state tranquilli, stiamo sereni. Anzi, c'è di più, c'è qualche retroscena legato ai continui contatti tra la dirigenza e lo stesso Thiago Motta, che in questo momento si sta dedicando agli affari di famiglia. Cosa buona e giusta, perché la famiglia viene sempre prima di tutto e tutti. I miei amici, gli affetti, quelli non devono mancare mai, bisogna sempre curarli. Allora, perché io sto facendo questo video qua, ragazzi? Perché ieri abbiamo avuto un inciampo ed è di questo che parleremo. Prima di iniziare, ci tenevo a invitarvi a mettere il like al video, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, che è importante, perché ragazzi, questo canale, la crescita, il miglioramento dei contenuti dipende anche da voi. Quindi a voi costa zero, mi date una grossa mano. Ok? Dobbiamo raggiungere questi benedetti 100.000. Allora, partiamo subito da cosa è successo ieri. Ieri con la Polonia, Milik, ai primissimi minuti della partita, ha avuto un grave infortunio che lo porterà a non giocare l'europeo. Speriamo che non sia nulla di grave. Ma se dovesse essere una rottura di un crociato, per la terza volta, gli auguro di no. Ragazzo, io auguro che sia integro, che abbia avuto un problema, ma non l'ho visto bene, ma non voglio essere catastrofista. Però dobbiamo metterci sempre quell'eventualità. E se si è rotto il crociato, a questo punto cambiano un po' le strategie sul mercato, ragazzi, perché a quel punto la Juventus inevitabilmente dovrà andare a trovare un Vice Vlahovic. C'è Ken, può bastare? Rimarrà? Visto e considerato un po' gli attriti che ci sono stati a gennaio con la Juve stessa, è una Juve che l'aveva già ceduta in realtà all'Atletico di Madrid. Per cui vedo un Moise Kean sempre più lontano da Torino, non riesco a vederlo vicino alla Juve, per cui bisognerà fare dei grandi ragionamenti su questa mossa da fare, prendere qualcun altro, far salire qualcuno dalla, insomma, dalla primavera o dalla next gen. C'è qualcuno che può farlo? C'è Cherry, che è interessante come ragazzo, forte, fisicato, eccetera. Può essere pronto per la prima squadra? Vedremo. Sono valutazioni che farà l'allenatore. Sarei contentissimo, ovviamente felice per Leonardo, che ho avuto il piacere di conoscere, di poterci parlare alla YouTuber League. Ci ha invitato anche ad Alessandria, ho visto uno Juventus Next Gen contro la Fermana, partita che la Juventus Next Gen vinse 2-1 con un gol di Nonge clamoroso, andatevela a rivedere. È una Juve che era già qualificata anche ai playoff, per dire, però una Juventus tosta. Vedremo cosa succederà, perché se la Juventus interverrà sul mercato sicuramente bisognerà fare qualche valutazione sulle risorse da utilizzare anche per tutti gli altri colpi, inevitabilmente. Per cui aspettiamo un po' e vediamo l'evolversi della situazione. Oppure si può prendere un esterno in più e a quel punto si giostra un po' con una falso 9, con non lo so, Thiago Motta ha molte più competenze di me, però è un problema. L'infortunio di Milik è un grosso problema. Speriamo che non sia così tanto grave, poi vedremo poi. Racconteremo sul mio canale, commenteremo le mosse di mercato legate a un'eventuale sostituzione. Ho un po' paura, non ve lo nascondo. Per quanto invece riguarda la situazione Adrien Rabiot, ci sono delle vibes positive da parte dei giornali per quanto riguarda il prolungamento del contratto per un biennale con un terzo opzionale attivabile dalla Juve. Stesso ingaggio, con costi abbastanza ridotti, tutto sommato, per via sempre del decreto crescita. Questa è una buona notizia per chi ama tantissimo questo giocatore
Io non ne sono particolarmente attratto nel senso tecnico, no? Poi come ragazzo è super professionale, eh? Nulla da dire, però come resa in campo, per le qualità che ha, presente quando i vostri genitori rientravano dai colloqui di scuola? Ha le capacità ma non si applica, ha le capacità ma non... Ecco, è un giocatore che balla... Dal 6 e mezzo al 7, al quest'anno, cioè questa stagione che è finita, spesso è stata anche non sufficiente. Fa il compitino, non è uno che ha dei colpi top, uno che per alcune giocate ti vai a stropicciare gli occhi. È un giocatore che in fase difensiva fa il suo, bello da vedere nello strappo palla al piede, ma nulla di più. È un giocatore che però ha un senso dello spazio importante, è un giocatore che però non arriva a finalizzare, cioè fa una cosa bene e non finalizza mai. Hai questa sensazione. Il miglior Rabiot l'abbiamo visto non questa stagione che è finita, ma l'altra, e quello devo dire che ci è piaciuto. Riuscirà Thiago Motta a ottenere quei numeri là da Rabiot in un sistema di gioco un po' più codificato? È quello che auspichiamo tutti ad oggi. Dovessi valutare in maniera asettica Rabiot, io ragazzi lo lascerei andare tranquillamente, ma lo vuole Thiago Motta, io di Thiago Motta e di Giuntoli mi fido. Per cui sono scelte forti, c'è voglia di puntarci, bene così. Manca qualcosa là davanti, a centrocampo in particolare. Manca qualcosa là davanti nel senso mi manca il collante, mi manca il giocatore che sappia rifinire l'azione, che sappia creare spazio, che sappia preoccupare gli avversari, che sappia prendersi a spasso i giocatori avversari. Mi manca quel giocatore là. Koopmeiners serve al di là di Adrien Rabiot. Rabiot può farmi anche il regista basso, perché lo ha fatto anche nell'ultima partita con Paulino Montero in occasione di Juventus Monza e l'ha fatto anche discretamente bene. Per cui vediamo un po', abbiamo anche comunque Nicolo Fagioli che non è da trascurare. Vedremo anche come il ragazzo si comporterà agli europei. Sono molto felice, ci ho fatto il video ieri, no? Sulla sua convocazione, che ho visto le sicuri. Addio! Cioè, scusate, Fagioli, sì, Orsolini, no, come se fossero nello stesso ruolo, ma dettagli. Però, al di là di tutto, c'è anche l'interesse sempre vivo, vivissimo per Douglas Luiz. Giocatore che viene visto da Thiago Motta come un grandissimo centrocampista che inizia l'azione, che dà in là l'azione, bravo nella prima costruzione, bravo nei passaggi, molto pulito. Sapete cosa mi piace di certi giocatori, anche a differenza di Rabiot? Che sì, sa fare il suo anche in fase di regia, eccetera, ma rispetto a Fagioli è un Douglas Luiz. Douglas Luiz è... Fagioli hanno un fondamentale che li fa diventare estremamente efficaci. La postura, orientarsi bene col corpo al primo controllo. Guardate Fagioli come si muove al primo controllo. Là, in quel movimento, c'è la visione, la consapevolezza di sé e la capacità di fare la giocata e una velocità di esecuzione clamorosa. Ma banalmente anche in un passaggio, in un giro palla. Fagioli, anche se pressato, l'avversario fa fatica a leggerne il movimento che vuol fare, a chi la vuol dare. È bravo in quello. Maschera la mossa, si mette bene col corpo, esegue il passaggio velocemente. Cioè è un qualcosa, anche l'altro giorno quando l'ho visto con la nazionale, ti incanta, ti ruba l'occhio in questa cosa qua. E poi tecnicamente, ragazzi, super, volevo dire super dotato, ma viene visto sempre in maniera differente rispetto al calcio. Però sì, è dotatissimo. Tecnicamente, ragazzi, c'ha dei piedini splendidi, per cui bene così. Però, ragazzi, vediamo cosa succederà per Douglas Luiz. Un po' un casino, bisogna incastrare McKennie di mezzo, non è una trattativa semplice. Vediamo cosa succederà. Non la vedo così facile. Vedo molto più facile Koopmeiners, insomma, che è quello che serve probabilmente a questa. 60 milioni, non sono d'accordo, lo sapete bene.
Chi dobbiamo sacrificare? Anche qua bisogna fare delle scelte. Qualcuno dovrà uscire inevitabilmente, ma qualcuno a centrocampo che ci faccia gol, che ci faccia assist serve. Quindi è inutile che stiamo lì a pensare o troviamo delle alternative, dei nomi validi, altrimenti facciamo fatica. Perché i numeri che ha Cop Mainers non li può coprire nessuno attualmente a rosa, neppure Nicolò, secondo me. Perché Nicolò non ha quei gol nelle gambe. Ha assist, assist sì, assist sì, quello sì. Però i gol no. E quindi vediamo, vediamo cosa succederà sul mercato. Io ragazzi vi mando un forte abbraccio, ci vediamo più tardi con un secondo video molto corposo, legato a una problematica, una preoccupazione che voi tutti avete, e cercherò un po' di entrarci a fondo con quel che mi è stato detto. Vi mando un abbraccio, a più tardi belli, ciao.